Allora Salvatore, oggi ci troviamo in una cornice particolare, non siamo nel solito stadio di Lega Pro italiano, ma ci troviamo al King Power Stadium di Leicester, dove questa favola del Leicester sta tenendo col fiato sospeso tutto il mondo sportivo, non solo quello calcistico, perché questa piccola squadra che sta dominando il campionato inglese. Oggi un mezzo passo falso, ma la partita è stata particolarmente intensa e ce la racconti in due minuti per chi non l'ha potuta vedere e seguire in televisione. Partita bellissima, classico clima di calcio inglese, dove si è giocato a calcio fino al 94esimo minuto. Fatto sta che il Leicester ha pareggiato esattamente al 94esimo sul calcio di rigore. L'unica nota stonata nel contesto è un arbitraggio forse ideale per la categoria di Lega Pro che noi seguiamo, non per queste partite. Per quanto riguarda il resto, il contorno è spettacolare e credo che questo tipo di contorno neanche nella massima serie italiana ci sia. Uno stadio che è un gioiello, uno spettacolo, perché da qualsiasi posto ti metti, vedi la partita, poi tifoserie fra di loro, cori, cioè veramente uno spettacolo di calcio. Poi anche un'altra cosa aggiungo, il fatto di vedere tante famiglie e bambini che vanno allo stadio con la maglia della propria squadra, è veramente qualcosa di che non avevamo, almeno io non avevo mai visto. Infatti lo stadio, come possiamo vedere qui alle nostre spalle, lì quella è la tribuna per le famiglie, lì in quell'angolo invece c'è il settore ospiti e qui da questa parte invece è la curva di casa, la curva dell'Leicester. Noi ci troviamo qui in tribuna centrale con i colleghi giornalisti che stanno finendo i loro servizi per le televisioni inglesi. Oggi c'erano un centinaio di giornalisti accreditati da tutto il mondo, tantissimi sono dovuti rimanere fuori. Noi abbiamo avuto la fortuna di essere qui e di poter raccontare questo sogno che poi ci appassiona, perché non l'abbiamo ancora detto, ma Claudio Ranieri è l'allenatore del Leicester ed è una delle grandi bandiere del Catanzaro Calcio degli anni 70, e lui ricorda sempre, no, con affetto Catanzaro. Abbiamo visto anche degli articoli nell'ultima settimana sulla stampa nazionale, i ragazzi del 74, Ranieri è stato il nostro capitano, Ranieri era quel giocatore che ha contribuito ad accrescere il mito di Massimo Palanca che portiamo sempre con noi, come potete vedere insomma dalle immagini, perché era quello, no, che sui calci d'angolo di Palanca che sono diventati palo, ma non solo sui calci, era un calciatore stop, non aggiungiamo altro. E poi per quanto riguarda il discorso di Claudio Ranieri, a noi ci fa piacere essere qua, se siamo qua siamo soprattutto perché c'è Claudio Ranieri, che rappresenta per noi, almeno che abbiamo visto la Serie A, è un qualcosa di importante, e a lui gli auguriamo tutte le migliori fortune, a cominciare da oggi, perché si era messa veramente male a un certo punto della partita, quindi meno male che è riuscito a pareggiare, perché adesso mi pare che avrà 5 punti di vantaggio sul Tottenham. Se il Tottenham domani sera dovesse vincere, quindi può ancora giocarsi. Guarda, io vorrei concludere con il mio sogno, ma sappiamo bene che noi italiani, calabresi in particolare, siamo latini, quindi è impossibile vedere quello che a cui abbiamo assistito oggi come spettacolo, come contorno, però penso che a Catanzaro qualcosina dovremmo farlo, sì, lo dovrà fare tutto il calcio italiano, però io da queste esperienze che abbiamo, anzi vorrei fare anche un invito alla nostra società, perché non dimentichiamo che la vicepresidente ha vissuto e vive qua a Londra per tanti anni. Io non dico di arrivare a questo livello, però il livello di cortesia per come si entra allo stadio, per come si va allo stadio, perché non provarlo a Catanzaro e farci, come dire, da forza trainante per un nuovo corso, un nuovo calcio, sperando che il Catanzaro innanzitutto si salvi, che noi pensiamo, sogniamo, però ricordiamoci la nostra classifica. E chiudiamo qui dal King Stadium di Leicester, ringrazio Salvatore, ringrazio tutti i ragazzi che sono venuti con noi per questo fine settimana. Salutiamo i nostri colleghi che continuano qui a lavorare e ci vediamo domenica prossima per la striscia in casa, per uno scontro diretto importantissimo, Catanzaro-Monopoli. Che da cui passa, diciamo, uno snodo fondamentale da cui passa la nostra stagione e forse il nostro futuro.